Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi sveleremo le ultime novità riguardanti Albano e Loredana Lecciso e parleremo soprattutto delle voci sempre più insistenti riguardanti la loro separazione. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Albano Carrisi è stato avvistato al mare di Cozze, dove ha trascorso una giornata rilassante a Cala delle Alghe, ospite di Luca Montrone, discutendo di un possibile gemellaggio tra Conversano e Cellino San Marco, che potrebbe portare benefici culturali e turistici. La presenza di Albano al mare ha reso speciale la mattinata per i bagnanti, confermando la sua disponibilità e cordialità verso il pubblico, mostrando ancora una volta il suo affetto per i fan. Recentemente, si è parlato molto della relazione tra Albano e Loredana Lecciso e, nonostante i rumors di crisi, la coppia sembra vivere un momento sereno, con Albano che ha dichiarato: «Il sesso è come il cibo, quando ne hai bisogno devi nutrirti». La Lecciso ha invece spiegato la sua assenza al compleanno di Albano, affermando che non è stata una sua scelta. Albano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. «Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso». La Lecciso ha sempre affrontato le critiche con serenità, ha continuato: «I pregiudizi mi fanno tenerezza, li vedo come una mancata opportunità per vedere le cose in maniera diversa. Cerco sempre di vedere il mondo da un altro punto di vista, il pregiudizio diventa l'anticamera del luogo comune». La coppia, che ha due figli, Jasmine e Albano Junior, non si è mai sposata, e il cantante ha chiarito il motivo: «Sposarmi di nuovo? Io l'ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta». Nonostante le frequenti speculazioni mediatiche, Albano e Loredana sembrano trovare un equilibrio, vivendo una grande simbiosi mentale, forte e vera, come affermato dalla Lecciso. Albano ha festeggiato il suo 80° compleanno circondato dall'amore della sua famiglia, sottolineando come, nonostante gli alti e bassi, la relazione con Loredana continui ad essere appassionata e soddisfacente. La Lecciso ha sempre sognato di fare la mamma e si dedica ai suoi figli con passione, nonostante le difficoltà derivanti dal continuo paragone con la precedente relazione di Albano con Romina Power. E tu cosa ne pensi della storia d'amore tra Albano e Loredana Lecciso? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.